Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In settimana il Parlamento regionale degli studenti della Toscana si è riunito per ascoltare una testimonianza importante degli orrori del secolo breve, quella dell'attivista e giornalista, la italo-argentina Vera Vigevani. Ha incontrato i 60 studenti del Parlamento regionale toscano nell'ambito di due giornate volute dal Consiglio regionale e realizzate con la collaborazione dell'Associazione 24 Marzo Ollus. La protagonista è lei, Vera Vigevani Jarak, attivista e scrittrice, testimone di due tra le pagine più buie del secolo scorso. Tornata nel nostro paese dopo tre anni, ha raccontato la sua storia, che attraversa la discriminazione degli ebrei in Italia, la Shoah e la tragedia dei desaparecidos argentini. Il nonno, infatti, è morto ad Auschwitz, la figlia, Franca, uccisa in Argentina negli anni della dittatura militare di Videla. È importante che ci incontriamo e scambiamo un po' di opinioni, vediamo se assieme cerchiamo non solo di ripassare il passato, che tra l'altro è facile trovare tanta informazione, basta mettere un dito sia su internet, ma vedere un po' che sta succedendo e soprattutto affrontare tanti problemi, tanti drammi, tante cose terribili che stanno avvenendo un po' in tutto il mondo. Per loro e per me è una maniera di starci vicino, vicini, di metterci insieme, di forzarci, non dividerci, perché quella è la cosa peggiore, e vediamo se qualcosa riusciamo a fare di fronte a questa eredità che la mia generazione e anche la precedente stanno lasciando, purtroppo. Ognuno deve prendersi la sua responsabilità. Io me la prendo e tante altre persone se la prendono, questa responsabilità. E questi ragazzi soprattutto sono lì pronti a prendersi questa responsabilità. Vediamo se miglioriamo un pochino il mondo con più giustizia e chi lo sa, dicono che tutto sono utopie, sogni, e, è vero, sono anche utopie probabilmente, ma le utopie qualche volta si possono realizzare. Una giornata importante perché oggi ospitiamo una donna, Vera Vigevani, che è riuscita a trasformare il dolore e la violenza subita in insegnamento, educazione, soprattutto alle ragazze e ai ragazzi più giovani. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, una terra che è sempre stata in grado di accogliere, in grado di trasmettere ai giovani quei valori che indicano qual è la strada da seguire. E in un tempo in cui purtroppo di testimoni di quegli orrori, di quelle barbarie, di quelle violenze sono sempre meno, allora è importante che ognuno di noi diventi amplificatore di memoria, e per questo oggi insieme al Parlamento degli studenti vivremo una delle più belle giornate che in questi anni quest'Aula ha potuto ospitare. Una testimonianza autentica, vera, di un'esperienza di vita umana straordinaria, dove i ragazzi sono stati partecipi di un confronto facendo domande, emozionandosi, comprendendo quelli che sono i valori di una resistenza, della libertà e della democrazia, della grande mandato che hanno loro per provare a costruire una società migliore in memoria di un pezzo di storia importante. Quindi oggi il Parlamento degli studenti si è confrontato con un'esperienza di vita vera, e credo che questo sia stato per noi come ufficio di presidenza una tappa importante della relazione e del compito che abbiamo a livello istituzionale per trasmettere i valori, poi peraltro fondativi, della regione toscana ai valori ovviamente dei nostri giovani, ai valori della storia e soprattutto della libertà. Oggi siamo onorati di avere qua in presenza Vera Vigevani, una sopravvissuta alla Shoah che scappò dall'Italia nel periodo delle leggi razziali. E noi del Parlamento degli studenti non possiamo che ringraziarla, appunto, dandole il nostro ascolto e promettendole che rimanderemo a qualsiasi altra generazione che ci succederà la sua testimonianza.
È stato inaugurato all'interno degli spazi di Palazzo del Pegaso l'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana. Uno spazio aperto ai cittadini per chiunque voglia consultarlo ed è il primo archivio di una regione a statuto ordinario in Italia. La Toscana è la prima regione a statuto ordinario a dotarsi di una sede e di sale dedicate alla consultazione della sezione separata di archivio. Il nuovo spazio, aperto al pubblico da gennaio, è l'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana e comprende la documentazione propria dell'organo legislativo regionale e quella degli archivi aggregati relativa ad affari esauriti da oltre 40 anni e destinata alla conservazione permanente in adempimento dell'obbligo sancito dal Codice dei beni culturali del paesaggio. Prima del taglio del nastro all'ingresso dei locali dell'archivio storico, nel cortile dove ha sede il Consiglio regionale, si è svolto un momento di riflessione e confronto, a cui hanno partecipato anche due ex presidenti della Giunta regionale, Claudio Martini e Vanino Chiti, oltre ad Angelo Passaleva, già presidente del Consiglio regionale. È una giornata bella, è una giornata bella per le cittadine e i cittadini della Toscana. Saremo la prima regione a statuto ordinario ad avere un archivio storico. Quello che noi siamo è frutto di quello che è stato in questi anni. La Toscana è una regione che non si è mai voltata dall'altra parte. In quell'archivio storico troverete tanto della nostra identità, della nostra storia. Troverete il primo discorso, il discorso di insediamento della Presidente Montemaggi. Troverete tante battaglie che questa regione ha portato avanti. Un luogo aperto ai cittadini e alle cittadine della Toscana per conoscere la propria storia, per poter approfondire, per poter consultare, per poter leggere, per fare memoria. Io ci sono molto affezionato perché prima di essere il presidente della giunta regionale sono stato il presidente del consiglio e quindi in quei 5 anni dal 2015 al 2020 ho lasciato il cuore in questo ambiente, l'assemblea della regione toscana, il luogo dove si fanno le leggi e quindi sono contento che il mio successore Antonio Mazzeo abbia organizzato questo che è uno spazio importantissimo di documentazione e io spero ad esempio di materiale per tesi di studenti universitari, di materiale per mostre sulla democrazia e la libertà nella nostra regione, su tanti argomenti che con la razionalizzazione di archivi che altrimenti rimarrebbero anche difficilmente accessibili può esserci per il futuro. È un salto di qualità questa inaugurazione degli archivi perché non dimentichiamoci mai che il futuro si costruisce quando vi ha un fondamento di memoria forte e approfondita. Oggi noi apriamo l'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana, che è un archivio importante, che è una sezione separata, il che vuol dire che devono esserci anche dei professionisti all'interno della regione che lo custodiscano, che lo valorizzino e che possano anche pensare al futuro di questa stessa documentazione. È anche un archivio importante perché comincia ad avere anche degli archivi aggregati importanti. Questo archivio conserva per esempio l'archivio di Oriana Fallaci, quindi non è soltanto l'archivio della regione, dell'amministrazione della regione, è un archivio ricco e non possiamo che essere contenti dell'inaugurazione. Io credo che quando si inaugura un archivio è un momento di festa, è un momento di festa dell'istituzione, naturalmente la regione toscana, chiaramente il Consiglio regionale della Toscana, però è un momento di festa per tutti i cittadini fiorentini e diciamo tutti i nostri concittadini perché gli archivi non stanno vivendo un momento brillante. Inizierò il mio intervento citando piccoli passaggi di un testo che è ora all'attenzione delle società degli storici. Ci sono grandi difficoltà. Io insegno in un osservatorio campano, insegno all'Orientale di Napoli, ho tantissime tesi, quindi questo mi dà il senso dell'importanza degli archivi anche per i nostri studenti e la difficoltà di trasmetterli come patrimonio civico, patrimonio comune. C'è un po' da lavorare su questo e per questo penso che questa iniziativa sia tanto importante. Le sale destinate all'archivio, dove sono collocate, al pian terreno di Palazzo del Pegaso, al numero 2 di via Cavour, intitolate ad Elio Gabbugiani e Loretta Montemaggi, i primi due presidenti dell'organo legislativo regionale.
Il 13 febbraio si è celebrata la Giornata Internazionale della Radio, un progetto sostenuto tra gli altri dal Comitato Regionale delle Comunicazioni della Toscana, il Corecom. Felici e Connessi ha dato l'opportunità degli studenti universitari di conoscere da dentro questo storico mezzo di comunicazione. Nella giornata mondiale della radio, la sala gonfalone del Consiglio regionale ha fatto da cornice all'evento conclusivo del progetto L'Università alla Radio, l'esperienza di Felici e Connessi, che ha avuto come emittente capofila Controradio e come partner il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze, il Corecom della Toscana. Qualche anno fa si diceva la radio non sarebbe più esistita, invece la radio con gli strumenti di comunicazione moderna funziona ancora di più, penso ai podcast, penso alla web radio, penso alla necessità di unire sostanzialmente forme di comunicazione differenti. E obiettivo qual è? È cercare di fare anche noi un'iniziativa del genere in Consiglio regionale. Mi piacerebbe coinvolgere le studentesse e gli studenti per cercare di fare un podcast delle attività del Consiglio regionale, un modo alternativo per arrivare a tante cittadine e tanti cittadini della Toscana. Intanto è importante questo progetto perché nasce dall'idea di valorizzare uno strumento importante che conosciamo tutti come la radio e di formare questi ragazzi che hanno bisogno, soprattutto il coinvolgimento è stato del master, quindi proprio di un'attività pratica con dei professionisti. È la prima volta che comunque noi realizziamo qualcosa insieme, in sinergia, in stretta sinergia con una radio, ma anche la radio universitaria a Firenze, ci sembrava un'occasione per iniziare tutto questo. Il progetto è andato molto bene soprattutto perché ha permesso a studentesse e studenti di fare che cosa? Di mettere le mani in pasta in comunicazione, cioè il master ha questa doppia natura, da un lato studiare la comunicazione ma poi farla. Quindi la radio è stata un'occasione proprio per fare comunicazione, tra l'altro in modo integrato, perché non c'è solo il prodotto radiofonico, ma dal prodotto radiofonico il prodotto social, digital e tutte le altre piattaforme integrate. La radio non invecchia mai, secondo me, per due motivi. Uno, perché ha al suo centro la parola detta, no? Che si ascolta, e quindi questo non sparirà mai perché è il centro della comunicazione. L'altro elemento è la sua capacità di interazione. Cioè la radio è vero che è ascolto soprattutto, ma poi anche intervento da parte degli utenti, e questo la rende, diciamo, naturalmente interattiva, che è attualmente la caratteristica fondamentale del sistema di comunicazione. I giovani sono andati bene. All'inizio chiaramente le timidezze sono partite, perché per fare gli speaker o per fare delle interviste c'è il momento così di difficoltà, però superato quello sono riusciti, diciamo, a entrare nell'ottica del raccontare, del far conoscere le cose, e quello ha fatto superare anche le difficoltà iniziali. Lavorare con i giovani, con un mezzo così straordinario come la radio, è divertentissimo, è formativo, bello, perché siamo in quest'era digitale dove la fruizione è totalmente cambiata, la musica si ascolta con Spotify, invece no, ci siamo riappropriati della radio come mezzo attualissimo, la radio che sembrava essere superata dalla TV, dalla multimedialità, invece è sempre qui a raccontare delle storie in maniera insostituibile. Fantastico, cioè fare una cosa del genere è veramente una roba fantastica. Poi i giovani soprattutto è parlare di comunicazione, perché è comunicazione. Ci sono vari tipi di radio, c'è la radio commerciale, la radio parlata, la radio ancora tra virgolette un po' indirizzata alla politica, ma è radio. Quindi quando è radio è comunicazione, e la radio è troppo più bella della... Un si può dire della televisione, perché faccio anche la televisione, però la radio è la radio, in assoluto. La cosa più bella è il lavoro più bello che uno possa fare. Mi sento un miracolato. Ho iniziato il 22 dicembre del 1975. Nelle primissime c'erano soltanto tre radio. Io ascoltavo la notte i vocioni americani su Radio Lussemburgo, poi vidi un annuncio su un giornale. Io in casa avevo un mixer, il microfono e un po' di dischi, portai una cassetta a questa radio, salii le scale, tutto il ganzo, facevo il ganzo, non ci stetti tutto questo in 26 secondi. Aprirono la porta, misi la cassetta in mano e andai via. Questo rimase con la cassetta, ti aveva dato un becille, o mi ha detto il nome e cognome. Poi mi richiamarono e mi dissero: ce l'hai i dischi? E io feci: sì, c'era mio fratello, comprava dischi. Vieni.
Ampio lo spazio dedicato ai protagonisti, a chi è riuscito a raccontare in pochi minuti un'esperienza lunga un anno e chi li ha visti impegnarsi nella realizzazione delle trasmissioni in tutte le sue fasi. Tema centrale è stato il mondo universitario, declinato per argomenti e rubriche legate alla vita dell'Ateneo Fiorentino e dei suoi studenti. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'appuntamento con l'informazione dal Consiglio regionale della Toscana si aggiorna alla prossima settimana.